Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo qui per un incontro romantico. Finalmente, dopo circa un anno e mezzo che ce l'avete chiesto, abbiamo messo questo tavolo a due posti solo per voi. Siamo qui per fare il Battle Report, sfideranno i nanetti focosi del buon Doc Nico contro i nanetti caotici del nostro Maximo. Dico, ce l'avete chiesto un anno e mezzo fa, in realtà ci avete chiesto un Battle Report di altro, ma siccome noi siamo velocissimi in questo, lo abbiamo fatto oggi. Quindi godetevi questo scontro su un tavolo allestito per l'occasione con i nostri due giocatori di eccellenza. Si tireranno i dadi in faccia? Non lo sappiamo, ma questa rubrica si chiama Dadi in faccia. A dopo! Allora, per i miei 1000 punti di Fire Slayer ho scelto la loggia Vostarg e la mia lista si compone di un Runefather, che fa da generale dell'armata, un'unità da 10 Vulgate Berserker armati con piccone e scudo e 10 Earthguard Berserker, che fanno da guardia del corpo del Runefather, rese battelline appunto dal Runefather stesso, armate con le Poleaxe. Per completare il parco eroi ho un Runeson su Magmadroth e un Auric Runesmiter con la chiave, quindi non ha il picconcino ma la chiave. Ultima unità che vedete di fianco al Runesmiter sono 5 Auric Earthguard che sfrutteranno l'abilità del Runesmiter di tunnelare alla fine della fase di movimento. Come accennato prima, appunto, la loggia che ho scelto è la Vostarg, quindi il tratto dell'alleanza mi permette di aggiungere uno ai tiri per caricare e nel primo turno, quando dichiaro che un'unità di Vostarg corre, corre in automatico di 6 pollici. L'abilità di comando in pratica mi permette di aggiungere uno ai tiri per colpire fatti da un eroe e da un'unità di o di Vulkite o di Earthguard entro 12 da quell'eroe. Il tratto di comando, che è quello del Runefather, mi permette correre e caricare per le unità che iniziano il movimento entro 12 pollici da quell'eroe. E l'artefatto di potere, che non ha il Runefather ma ha il Runeson su Magmadroth, è la Voss Axe, quindi la sua ascia, che è l'ascia ancestrale, ha un più uno al rend e se faccio 6 per colpire aggiungo uno al danno. Per finire la descrizione dell'armata, in pratica ho scelto per il Magmadroth il tratto Fireclaw Adult, quindi un 6 per ferire non modificato viene risolto con rend meno 3. E per quanto riguarda la preghiera aggiuntiva che sa il Runesmiter, ho scelto il Searing Hit, che in pratica mi permette di debuffare l'unità del nemico facendo sottrarre uno ai tiri per colpire. Allora ragazzi, io invece uso i nanetti del Chaos, le regole le potete tranquillamente scaricare dal sito di Forgeworld, e al comando della mia bellissima armata ci sarà un castellano con pistola e ascia nera. Come tratto di comando gli ho dato grottesco, meno uno per essere colpito, ma solo in CAC, mentre invece come artefatto gli ho dato l'armatura di Balzerac che fa salvare le ferite e le ferite mortali al 5+, quindi bello protettino. Lui come abilità di comando sceglie un nemico entro 12 e tutte le unità dei Nani del Caos, con la keyword Nano del Caos, hanno più uno per ferire. Poi ad accompagnare il mio castellano ci sarà un Demon Smith, quindi un mago, e non ha alcun tipo di oggetto magico, ovviamente ho dato tutto al generale. Come spell sua di base, in realtà ne ha due spell. La prima è Tempesta di Cenere, entra al 6 e prende un nemico entro 36 pollici e ha meno 1 per colpire e non può correre, e questa cosa farà molto piacere al mio avversario Nico. Poi conosce anche l'incantesimo Fireball, quindi palla di fuoco, un incantesimo di Axi, che tra l'altro è il reame che ho scelto per la mia armata, entra al 5 e fa ferite progressive a seconda di quanti sono i nemici targettati, quindi per esempio un nemico solo entro 18 una mortale, unità da 5 sono di 3 mortali, unità più di 10 sono di 6 mortali. Poi, per quanto riguarda truppe base, le battleline sono una piccola unità di Ironsworn da 10 col gruppo di comando e un'unità da 10 Fireglaive solo con il sergente, quindi senza il restante gruppo di comando. Due belle macchine da guerra, che non sono mostri ma sono macchine da guerra,
E sono uno Skullcracker, fondamentalmente macchina da guerra da CAC, e un Iron Demon, invece una macchina da guerra da tiro. Poi durante la partita vedrete che bellini che sono. E come alleati, 200 punti, due Korgorath in un'unità singola, quindi un'unità da due Korgorath. Questa è la lista. Abbiamo schierato tutto Siamo pronti. Sei pronto? Sì. Assolutamente sì, ho anche cambiato la conciatura apposta. Ma quindi... se vuoi non lo facciamo. No, non facciamo, sicurissimo. Sicuro? Sì. Ok, va bene. Allora, abbiamo deciso di fare la partita su Ghiran, quindi reame della vita. Sì. Esattamente. Perché avevamo solo questo tappeto. Esatto. Quindi. Anche se le armate non sono proprio imbasettate molto a tema, però. Sì, effettivamente. Non fa niente. A Reame della vita abbiamo tirato sulla tabella. È venuto fuori il numero 3. Sì. Quindi ognuno di noi sceglie un eroe e gli dà una ferita in più. Sì. Quindi in questo caso io ho scelto il mio castellano. E io il Runefather. E lui il Runefather. Poi abbiamo un'abilità di comando del reame, che con un punto comando fa fondamentalmente diventare un eroe che non è mago. Oppure se già è mago ne fa lanciare un altro, ne fa lanciare un ulteriore incantesimo. Oppure. E qual è l'incantesimo che lancia? Poi c'è scudo di spine. Scudo di spine entra al 5. Sì. Prendi un'unità nemica entro 18, qualsiasi unità nemica che finisce il suo movimento alla carica entro 3 da essa si becca tre mortali. Queste sono le regole del reame della vita che abbiamo generato. Che scenario stiamo facendo? Allora, stiamo facendo lo scenario, ricordami, conquista totale. Conquista totale. 4 obiettivi, si schiera in diagonale, un punto vittoria per ogni obiettivo, un punto vittoria addizionale se precedentemente quell'obiettivo, esattamente, e prendi l'obiettivo hai un punto vittoria in più. Questa è la partita. Sì. Come ti senti, Nico? Sono pronto. Sicuro? Va bene, dai. Chi è che finito di schierare per primo? Ho finito di schierare per primo io. No, tu. Quindi scelgo io che inizia. Scegli tu che inizia. Potrei anche iniziare io. Inizio io. Vabbè, è una storia di coniglio. Vabbè. Ma tu hai anche i token. Ho anche i token, sì. Cavolo. Visto che. Che proprio pampino. Che giocatore pro. Quello che devo fare io all'inizio di ogni hero phase, essendo fighter, è correre. Ma prima di correre devo fare un'altra cosa, la cioè runa. Scegliere una runa. La runa che scelgo è la runa dello zelo implacabile, che mi permette di aggiungere 2 al movimento. Ancora. Vediamo se c'è l'effetto potenziato, vediamo se c'è la faccina di Grimnir. No, però c'era ti sta guardando, qua ti sta guardando. E però non è uscita, quindi però non è uscita, però ti sta guardando. Quindi faccio quel gesto che fa così. Sì, rispetto. Anche Grimnir, nessun rispetto. Vabbè. Comunque, non c'è l'effetto aggiuntivo, quindi mi limiterò a muovere 2 pollici in più. Quindi, nella mia hero phase non ho preghiere da lanciare, non ho abilità di comando da lanciare, passo il movimento. Allora, quello che farò adesso sarà muovere i Vulkite su questo obiettivo, mentre dall'altra parte conto di muovere Runefather e Earthguard verso l'altro obiettivo, dalla parte di Simo. Ok, io ho mosso tutto quello che devo muovere, ho anche fatto uscire della gente da sottoterra. E adesso questa gente che è appena cicciata fuori sparerà quella cosa di 40k lì. Iron Demon, giusto? Iron Demon. Allora, gli Auric cosa fanno? 2 colpi a testa, più 1 per il Karl, che è il campione dell'unità. Ma è così innocuo, perché? Adesso vediamo. 2 colpi a testa, 4-3. Vabbè, dai. Beh, vedo un 3. Vedo un 1. Giusto. Bisogna stargli dietro, Monello. E questi qui? Aspetta, te entro avanti tutti. 5, ok. Allora, prendiamo 5 dadi. Io salvo al 3. Taglio 3. Tu mi dai meno 1. Meno 1. Meno 1, perfetto. Allora, devo salvare al 4. Una ferita ciascuno? Sì. Allora. Sì, con Carola. Però... sono... ne prendi una. Una ferita, quindi prendiamo l'apposito dadino, che in questo caso è tipo quello, e mettiamo una ferita. Ecco fatto. Altro tiro non ne ho. Provo a caricare. Dove? Sì, perché ricordiamoci che... ah, non lo so. Cosa?
Non lo so, perché vuoi che tiri prima? Allora, no, perché in realtà io, voi da casa dovete sapere una cosa, che è uscito il 3 per Giran, però in realtà non era uscito il 3, era uscito il 5, che non faceva correre nessuno. Però, Nico, allora, e qua non so nemmeno cosa fare, se usare il punto comando. Ah, che proprio non risponde alla provocazione. Perché sto pensando a qual è la cosa che può darti più fastidio, se rirollare la carica o aggiungere un ulteriore uno alla carica. Ti levo da ogni dubbio la tua presenza. Ah, beh, quello è un grande classico. Lasciamo così. Aspettavo qualcosa di diverso. Sì, sì. Se hai aspettative così alte, allora adesso mi scateno. Provo a caricare. È una carica all'11. Vediamo. Non so se dare il punto comando, ma sì, ma usiamolo. Ripeto la carica. Doppio 1, Nico. 11. Piacerebbe. Non sono di 66, no? Ah, che bello. Il mio turno è finito. Oh. Però faccio 2 punti vittoria. Wow. Ok. Adesso vado col mio turno. Vai. Vado col mio turno. Allora, veniamo alla fase degli eroi. Vai. Allora, come prima cosa io spendo il mio punto comando. Appena guadagnato. Faccio pop, ma poi faccio ripop e lo spendo. Perché il mio castellano indica i tuoi, con sdegno, proprio riguardo il cibo per i cani. Tutte le mie unità di Nani del Caos, quindi non i Korgoroth alleati, hanno più uno per ferire quell'unità. Poi, come magie, con il mio Demon Smith, decido di dare lame infernali ai miei Iron Sword. Lame infernali è una spell di Akshi. Entra al 6, se non sbaglio, poi controllo, e dà più 1 al danno delle armi da melee, quindi da cacca. Controllo al volissimo. Entra al 6. Vado. 7. 7. Direi che entra. Non posso dispellare. Inutile. Ok, va bene, allora entra. Loro hanno più 1 al danno. Fase degli eroi è finita, conclusa. Adesso andiamo alla fase di movimento. Fase di movimento fatta. Allora, ho mosso senza correre con nessuno e ho mosso l'Iron Demon qui sopra per arrivare a raggio dei tuoi Berserker. Poi ho messo lui qua, bello tranquillo. Sì, guarda, tranquillo per modo di dire. Guarda, tranquillo. Comunque ho apprezzato il movimento sulla collina, mi ricordava Mini Wargaming. Beh, alle gambe, cioè, non ci capito, sta, se no, sali infatti, tu... Mini Wargaming fa sempre vedere che si può andare ovunque. Se riesci a sederti tu su una sedia o chiunque a può fare qualsiasi cosa. Cioè, sedia. Sederti. Hai detto salirti. Ho detto sederti. Hai detto salirti. Ho detto sederti. Poi gli Iron Sworn si sono mossi per andare in raggio di carica, i Korgoroth si sono mossi anche loro e i personaggini dietro, quindi fase molto, molto easy. Soffa. Adesso arriva la ciccia. La ciccia proprio grossa. Allora, fase di tiro. Ah, fase di tiro. dietro la camera si tenta di... C'è un favoritismo verso Nico, tentano di distrarmi pesantemente. Allora, prima di tutto i Fire Graves. Allora, i Fire Graves sono tutti a raggio perché ho controllato prima diligentemente. Bravo. Quindi sono 9 colpi di Fire Grave perché il sergente è un inutile pistola. È un'inutile pistola o ha un'inutile pistola? Ma come ti permetti? Nel senso, non ho capito. Allora, loro colpiscono al 4 se non sbaglio perché sono precisi, ma... Non così tanto. Non così tanto, vabbè, ma sono degli schiavi. Al 4 e al 4. Ma per colpire, ogni 6 è una mortale in più rispetto per colpire, al 9. Okay. Quindi... Non c'è neanche un 6. Ma direi che non c'è neanche un 4. Cioè, vabbè. 2-4. Andiamo a ferire. Se Dio vuole, feriamo. E qua si ferisce alto. Si però ferisce non alto. Serve a niente. Meno 1, un danno. Quindi al 6. No. Un danno, hai detto? Un danno. Quindi sfruttando la loro abilità che mi permette di ignorare le ferite per la vicinanza agli eroi, al 4 ignoro. 5-6. 5-6 hanno ferito, 5-6 hanno parato. Ok, bene, bene. Iron Demon? Iron Demon, ovviamente. Allora, ovviamente lo sovraccarichiamo. Allora, sovraccaricare, ragazzi, cosa vuol dire che
Allora, lui normalmente attacca con due dadi da 6 di colpi a raggio, a 14. Però se lo sovraccarico aggiungo due dadi, cosa succede? Che se faccio più di 13 con questi dadi, alla fine della fase di tiro si becca di 3 mortali. Ok? Quindi voglio comunque sparare altissimo. Allora decido di sparare con lui sui tuoi berserker. Vai. Allora, generiamo i colpi. Allora direi che 15, quindi alla fine della fase di tiro si beccano i mortali. Al 4 e al 3. Allora, facciamo a tirare via quelli che non ci interessano. Questi sono tutti. Ok, questi sono tutti entrati. E al 3. Tiriamo via quelli che non ci interessano. C'è un 1, un 2. Sì. Sono 2, 4, 6, almeno 2. Se almeno 2 non li posso parare. Aha. Quanto danno? Sono un danno a testa. Quindi ignoro il 4. Eri sugli Ethical, sì? Sì, assolutamente. 3-3. Quindi 3 colpi passano, 3 colpi paro. Me ne muore uno e uno resta con una ferita. Ok. Cycle of the Storm. Sì, non ti piacerebbe. Ma gli manca solo quello, gli manca. Esercito sgravato. Ok, tiro, direi che abbiamo concluso. Sì. Adesso vado di cariche. Allora, con le cariche dichiaro una carica degli Arrowsworn. Aspetta. Qua. Non ci arrivo. Col 3 non ci arrivo. Non ci arrivi. Col 3 punto no. Comando, l'ho già speso. Ho già speso il punto comando. Per dargli quella regola così che poi loro con le flamme infernali. E cosa facevano? Si è dimenticato le mortali sul. Due danni. Ragazzi, ragazzi, amico, sei un amico. 3 mortali va bene, ma 4 ferite. Su un totale di 28, no? Quante ne ha? No, ne ha 11. Ah, beh, dai. Beh, allora, dopo questa carica al 3 ti senti... Io sono soddisfatto, ero già soddisfatto, sculatissimo. Ero già contento prima. Bravo, bravo. Perché l'importante è giocare. Va bene, vediamo il prossimo pianto. Il primo turno, il prossimo turno, qui decidiamo com'è. Ok, va bene, per la mia fase di carica direi che tristemente hai fatto tutto. Fare. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. E direi... L'obiettivo qui è tuo. Se si va direttamente in a fine turno, sì, quindi un punto, due punti vittoria, quello là è tuo? Sì, quello è mio perché sono a 6 dall'obiettivo. Però sai che mi sa che lo contesti? Quindi siamo 1-2. Sì. Fine del primo round. Sì. A posto. Primo turno andato. Primo turno andato, una bella carica al 3 che non entra. Bastava al 4. Vorrei la mia era al 12. Farlo notare. Vabbè, la tua era al 12, la mia era al 4. Va bene, ok, fa niente, non è un problema. Va bene, dai, va bene, sono bravo lo stesso. Allora. Essere bravi, appunto, quando esatto, è che si è davvero bravi in questo tiro iniziativa. Gioco? Adesso si vede chi è bravo col dado e chi è invece bravo con tutto il resto, ok? Quindi adesso vediamo. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo come funziona. 4. 6. Ok, tu sei bravo col dado. Vabbè, io sono bravo con tutto il scelgo resto. Io chi inizia. Scegli tu chi inizia. Sa che inizio io. Non per cattiveria, mi sa che inizio io. Non sei capace di cattiveria. Cioè. La mia runa va via. Ok. E facciamo che adesso faccio un po' il birbante. Runa dell'acciaio risvegliato. Ok. Spiegare ai nostri amici a casa. Aumento di 1 il rend a tutte le armi da CAC della mia armata. Ok. Vediamo se c'è l'effetto aggiuntivo. No, 3, si arriva al doppio, quindi mi limito a questo. Allora, fase degli eroi, appunto comando, che ne ho uno in più, torno ad averne uno perché prima l'avevo speso per binare la carica ma non è entrata. Ok, fase degli eroi, il Runesmiter usa la sua preghiera, le usa, in,
le sue due preghiere, entrambe sugli Earthguard. Vediamo la prima, che è quella che ha normalmente sulla sua Warscroll, che entra al 3. 6, entra. Quindi gli Earthguard Berserker possono ripetere i tiri per ferire falliti. Ok. Vediamo se entra anche l'altra. Entra sempre al 3. Vi dico? Ma direi proprio di no. È un 2, quindi no. Te lo aspetti, pietà da me. Cioè, non capisco. Comunque, se fosse entrata, okay. Chi erano? Non mi ricordo più. Cioè, ci sarebbe stato neanche, un meno ma neanche te la ricordi, non è entrata, dai. Non è entrata, va bene. Non è entrata, manco te la ricordi. Va bene. Dai. Quindi la mia Eurofase è finita così. Oh, bravo. Contento? No. No. Movimento. La mia fase di movimento è terminata. Ho mosso il Magmadrot dal lato destro del campo verso il centro e tutta la blob di Earthguard Berserker di là, verso l'obiettivo e non solo. Bravo. Li ho fatti correre appunto perché sfruttando il tratto di comando del generale posso correre e caricare. Perché? Perché non era uscito 5. Perché non è uscito 5, esatto. Ok, perché se era uscito 5... Non avrei fatto questa cosa. Esatto. Ovviamente sarei qua. Esatto, quindi avrei vinto io praticamente. Va bene, dai. Fase di tiro. Gli Auric Earthguard fanno la stessa cosa che hanno fatto prima. Basta. Leave Iron Demon alone. Dai. Ok. Cinque. Adesso ne fallisce altri 3, 4. Preferisco al 3. 1. 1. 4. 4, almeno 1. 4 almeno 1. Al 4. Mi sono scordato una cosa. Il tratto razziale dei Nani del Caos ignora la prima ferita in fase di tiro e la prima ferita in cap. Che è un grande classico. Adesso ritiriamo e vediamo. Ne prendi due. Ma una la ignoro. La ignori. Quindi ne prendo un'altra. Vado a 5. Adesso sempre loro. 5. Sguainano le asce da lancio. Possono farlo. Possono farlo. Amici da casa, controllate per cortesia nei commenti. Al 5 avete. Ne entra una. Ok. Al 5. No. No. Ok, perfetto. Fase di tiro terminata. Fase di tiro insipida. Proprio... Ma io non do l'idea di me sul tiro. Sì. Sul cac. Sul cac. Carico di là. La cina di marzapane. Adesso sul tiro. Beh, sai quelle cariche che bastava 4 e tu fai 28? Bastava anche 3. No, bastava 4 e io faccio 3. Ok. La carica è entrata. Ok, io chiudo gli occhi. Chiudi gli occhi? Sì. Adesso picchio. Va bene. Allora, sono due attacchi a testa, visto che le Polax hanno range 2. Attacco su due ranghi. Bravo. Due attacchi a testa, più uno per il campione. Fanno 17 dadi. Ci sta. Ogni 6 per colpire sono due mortali in aggiunta al danno regolare. Ok. In più poi ti ricordo che posso binare per ferire per la runa e ho meno uno al rend. Bravo. Quanti 6 ci saranno? Guarda. Non lo so. Quei tiri che fai in questa partita. Uno. Questo è storto. No, lo teniamo in nome di quel 2 che hai tirato prima. Okay, sennò poi quindi... stasera chi lo sente? Questo va via, questo va via, questo va via. Questo va via. Quelli vanno via. Va bene. Quelli sono già 4 mortali. Sono già 4 mortali, sì. Sono 3 mortali in realtà, perché la prima ferita io la ignoro. Ok. La fase K. Quindi sarebbero per il momento 3 ferite. Prendiamo un dadino. Esatto. Te le segni così? Sì, me le segno col dadino. Ok. Quindi tutti questi qui, perché le mortali sono in aggiunta. Vai. Al 3, binato. Mamma mia, che schifezza. Mamma mia, che schifezza. 3, 6, 9, 11. Rend meno 1. Ok, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Al 5. Quanti 5 ci saranno? No, di più. Di più. Di più. 1. E 1. Fa cura. Vabbè, li tiro via tutti da lì. Ma pazzesco, pazzesco. Va bene, li tiro via tutti. Non ignori la prima ferita.
No, una sola volta, la prima ferita. Poi gli altri invece le prendo tutte. Ma proprio tutte, tra l'altro. Sì, per tutto. Tiro tragico. Sì, tiro tragico, spiace, sì. Vabbè. La fase di combattimento è finita anche. Manca qualcosa. Manca qualcosa. Beh, dai, fai il bullo. Questo 90 punti di Fireglaive contro. No, pochi. Pochi quanti? Dai numeri, pochi. Dai numeri, dai punti. No. Dai punti, sei coglioni, dai. Non mi ricordo. Dai punti. Dai, prendi libro dai punti. Sarà buono. Dai. 2,40. No, adesso calcoliamo. Dai, ti piace calcolare. 2,40 punti che tirano su 90. E hai anche sudato per farlo. Sudato. Giuste le ferite, erano giuste le ferite. Erano giuste anche quelle mortali. Sì, erano proprio giuste giù, precise. Rimaneva uno in vita. Vedevi cosa succedeva lì? Mamma mia, succedeva un dopo. Almeno uno se lo portava via. Poi dopo, vabbè, ok, va bene. Comunque, fine turno, io continuo ad avere questo obiettivo, quello là, e adesso conquisto pure quello, quindi altri 3 punti vittoria per me. Quello però vale solo uno perché prima ero controllava nessuno. Non era di nessuno, esatto. Perché grazie alla mia strategia prima l'ho lasciato conteso perché sapevo l'avrei perso dopo. Quindi. Per non darti un punto in più. Capito? Ti fa male la testa, sì. 5 punti vittoria per me. Ok, adesso facciamo il turno divertente. A te l'onore. Ok, perfetto. Allora, secondo turno mio. Fase degli eroi. Allora, qui bisogna pensarla bene. Ben innanzitutto. Fischia, qui non è il caos. Ti abitui ai mal di testa. Allora, io il punto comando quasi quasi lo terrei. Cominciamo con dare una carica di. Sì, direi proprio di sì. Direi proprio che Dio mi ha detto di dare le cariche. No, voglio fare contempt. Tre. Ok. Adesso cosa poi? Dino le cariche, va bene. È tutto un suo modo di insegnare le cose agli altri. Ok, allora, fase degli eroi, magia. Io provo a lanciare Fury su di loro. Da più uno al ferire e più uno alle cariche. Entra al 6. Per essere sicuro con le cariche. Esatto. 7, quindi è entrato. Loro adesso hanno più uno per ferire e più uno alle cariche. La mia fase degli eroi è conclusa. Adesso passiamo a una fase di movimento. Allora, fase di tiro. Allora, per una ferita sola. Solo una? Una. L'Iron Demon adesso ferisce al 4 invece che al 3. Solo per una. Quindi, facciamo così. Cominciamo con la pistolata proprio dello sdegno, così. Allora, la pistola del castellano che è a 9, scusate, a 8, un colpo, 4-4. E quello l'abbiamo fatto. Poi warning shot, proprio colpo d'avvertimento. Sì, così, perché ti fai talmente schifo che non ti vuoi neanche colpire con la pistola. Iron Demon, sovraccarichiamo. Perché ricordatevi che non esiste l'altro sistema di tiro, cioè esiste solo il sovraccarico. Sopra 13? No. Sopra il 13. No. Scusate. Beh, almeno non prendere mortali. Cioè, mettila così. Almeno non prendere mortali. Scusa Simo, ma c'è un dado che non vediamo perché è dietro all'albero. Ma te li metto così. Puoi usare un punto comando. Guarda. Con l'uno non prendete i mortali quando sovraccarichi. Sicura. No, 40k. Se fa 4 su 4 dadi da 6, sicura. Ah, full vita. Sì, full vita. Pieno. Vabbè. Ragazzi, io li tiro, perché poi per carità. Li ho generati, li tiro. Al 4. Vedi la valanga, vedi? Vedi la valanga. Oddio, santo. Ok, la mia fase di tiro è finita. 4 su 4 dadi da 6. Cioè, come sta andando? Guardi. Ok, cariche. Dai, pesantissime, subito. Allora. Sulla cariche, la 3. Ok. Mortaletti. Ok, qui, quello poi lo spostiamo. Loro. E adesso fanno i numeri. 7-8 e
loro. 6. No, 7. 7 più 1, 8. Più 1, 8, fammi vedere. E sono 9. E allora uso il punto comando perché ho vicino il mio utilissimo Demon Smith per minare. No. Niente, non ce n'è. Sì, non ce n'è. Ok. Allora, sposto le cose e iniziamo a fare... Ok. Perfetto, mosso tutto, tutte le cariche, soprattutto questa che serviva sicuro. Loro temibili. Temibili. La minaccia degli Auric proprio. Sì, arca va. Però direi che attivo sicuro. Prima lo Skullcracker. Io spingo 2 punti comando. Sì, certo. Allora, mettiamo i dadini col 6. Sì, è vero, perché dovete sapere che c'è questa teoria di Simo, sì. Per cui il dadino quando è messo sul 6 si carica sì, perché si abitua, è memoria muscolare, esatto. È scienza, è un po' come suonare uno strumento, che esatto, poi... esatto. Dado si abitua a essere sempre sul 6, vedi? Così quando tiri poi fai sempre 6. Uno. No, l'ho già fatto, statisticamente è impossibile. Se no, esco e vado a comprare un biglietto della lotteria, perché vuol dire che oggi... Pensavo dei dadi nuovi. Cioè, no, i dadi no. Guarda, potrei costruire una casa uguale a quella che ho già con i dadi. Allora, lo sovraccarichiamo. Anche lui si becca le mortali se fa più di 13. Allora, si becca sicuramente le mortali e sono 17 colpi, quindi poi ci ricordiamo. Allora, ok. Fino a riesco a guardare. Come il meme quello, non riesco a generare troppo la mia mano. Al 3. Meno 1, 2. E c'è il 2 che è goloso. E il 2 qua, tanta roba. Allora. Quindi, vedo tantissimi risultati che non vanno bene. Un bel po' di 2. Lo so. Un po' di 1. C'è anche un singolo di gol. 3, 6, 7, quasi la metà. Ok. Allora, sì, c'è anche simboli vari eventuali. Ok, tutti questi al 3. Pochi. 2, 4, 6 al meno 1. 6 al meno 1. Quindi al 6. E poi... ignoro al 4, però è danno doppio. Sì. Quindi speriamo di vedere un po' di faccine di Grimnir qua. Sì, come no. Una. Ok. E questi sono tutti da raddoppiare. Poi anche un altro attacco. Al 4. Queste le facce di Grimnir. Però ne muore uno e muore anche l'altro. Ne muore un 2, sì. Ok, poi... 1 e 1, 2. Sono 6 colpi. Perché degli zoccoli? Sì, è vero. 4-4, no rend, 2 danni. Questo è quello che farà il più questo, male. Questo non voglio neanche questo guardare. Fa malissimo. In media. Sì. Più in media questo. La media che... Vabbè, non dico nulla. 1, 2 danni però. Rend nullo. Al 5. No? Ai. Perfetto, che si va. Ai, Nico. Invece no. Che strano. Dopo 5. Dopo 5. Belli dadi. Marmorizzati. Sì. Sono proprio un poveraccio. Va bene. Ok. Io che devastazione. Mamma mia. Sono sudato. Sì. Nonostante l'aria condizionata che è bel freschino. Sì, no, sono sudatissimo, guarda. Allora, sarà la rabbia feroce che sto provando in questo momento. Allora, chi attivi? Lì abbiamo fatto quello che c'era da fare, quindi possono fare anche quelli con calma. Gli Auric, gli spaventosissimi Auric che fanno un attacco a testa. Al 3 a 3. Ai. Vabbè, posso accettarlo. Meno 1, per cui c'è ancora la runa attiva. Meno uno. È una ferita? Sì. Ok. Ah, la ignoro perché la regola di Nanica. Sì, ma la ricordo. Ok, vado io? Sì. Qua in realtà, vabbè, io ammasserei per portarli tutti a contatto. Hanno raggio uno, quindi direi che to giusto questo, forse il più lento degli altri. Non ce la fa, allora sono in totale, quindi 9. Più uno del campione, quindi 2, 4,
6, 8, il campione gli diamo un dado nero. Allora, loro colpiscono, do un piccolo al 3 e al 4. Al 3. Ragazzi, oggi va così. È 4. È 4. 1. Meno 1, un danno. Meno 1? Sì. A 6. Vai. Ok. Scusa. No, niente. Cagaci sopra. Una feritina. Okay. Una ferita. Ok. Vediamo lui che è là in fondo. Adesso. La tempesta di metallo. Adesso. Lì sono. Però attenzione, calcola bene chi è a raggio e chi no, È raggio 2. Tu calcola però. Non possono ammassare, lì sono in un collo di bottiglie. Strategicamente. Ma non ammassano. Strategicamente io ti ho messo in un collo di bottiglie. Sono a picco a raggio 2. Ho praticamente ti ho devastato il raggio. Picchio comunque a raggio 2. È sprecatissima l'incolumità. Vabbè. Quante ferite ha il bestio lì? 11. Ok. Io sono rimasto in 7, quindi 6. La prima la ignora. Aiutami a ricordarmela questa cosa. 14 e 15. Però adesso non c'è più tutto Mambo Jumbo Rerollo. Ah no, c'è perché fino alla mia hero phase. Ah, bene, bene. Quindi adesso io... ogni 6 sono 2 mortali. Minchia, ok, vai. Sono 1, 2, 4 mortali. Quindi 3. Questi qui vanno via. Tutto il resto. Che cazzo, mica tutto entrando. Vabbè, dico però che cazzo, cos'è oggi? Anche te l'altra sera. Che io non so che, non so perché. È periodo che. Adesso al 3 binato. 3 binato, cioè nel senso di sì, però ovviamente. Hai capito? Tanto lo vini. Sì, però. Cioè... sono stati 4. Ti lamenti, ti lamenti, ti lamenti. Mia, va, entrano tutti. Tranne uno. Ma cioè, pazzesco. 2, 4, 6, 8. 10, 12. Allora. Le mortali le hai già segnate? 3. 3. Perché la prima le ignori. 6. 9, neanche ti ascolto, guarda. Poi ti dimentichi. 12. Più 3 mortali. Allora, iniziamo ad assegnargli già le mortali. Allora. Devi dargli un po' di mortali. Aspetta, perché c'era anche il D3 di mortali, perché l'avevo già caricato. Una che ignori. No, non posso continuare. No, dico, ti ignori questa, quindi ti prendi le 4 mortali. Allora, cominciamo a mettere qua il 4. Poi dopo cominciamo. Poi questi sono tutti da salvare. Sì. Almeno uno. Quindi al 4. Viene da ridere qui. Madonna santa. Madonna, è il 4, è il 4, dai, sono 3. 6. 8 8 più 3 9 10 11 andato. Andato? È 11 andato. Ferite? Eh sì. No. 11 ferite. Andato. Ma niente. Scusa, sì, ma tu stai giocando a 40.000, devi vedere se esplode. Magari. Oh, magari sì. Guarda al 6. No. Cazzo, mi fai tirare i dadi. Non lo sai che tu mi non farmi tirare i dadi, no? Cioè, niente. Quanti punti faccio io? Uno. Uno, perché questo l'ho tenuto mio malgrado. Ok. Finito secondo round. Sì. Secondo round. Secondo. È andato. Esatto. Inizia il terzo. Inizia. Allora, tu prima hai vinto l'iniziativa, quindi teoricamente, statisticamente. Se questo fosse un gioco con delle regole decenti, io adesso avrei iniziato. Però abbiamo visto oggi che la statistica... Però purtroppo Joe Sigmar è questo, ragazzi, un gioco, cioè, dozzinale. Quindi, attiviamoci al dado, che ti devo dire. Allora, al dado fortunello. 6. Pazzesco. Ancora tu. Io non ci posso perché credere. Dovete sapere, io non ci posso credere. Chi ancora non conosce bene House, a parità di tiro per iniziativa, la priorità di scelta va al giocatore che era il primo turno del round precedente. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Fai iniziare a me. L'unica cosa che può salvare la dignità, la tua dignità, è fare iniziare a me. Ma io
No, allora, quello che sei un terme di merda, giusto? Va bene, allora va bene. Vediamo un po' che rune mi sono rimasto. Vediamo, perché la partita è un po' in salita, eh. Sì, scegliela sì, bene, sì. Scegliela bene, perché sennò rischi di perderla questa. Guarda, io proverei a questo punto a fare questa qui, la runa del calore rovente. Ma sei sicuro? Non lo sì, so, un po' rischiosa adesso. Perché loro se fanno 6 per colpire fanno immortali, se fanno 6 per ferire fanno danno doppio adesso. Cavolo. Vediamo se è comunque in salita. Vediamo se c'è l'effetto aggiuntivo. Non c'è l'effetto aggiuntivo. Cavolo, peccato, lo so. L'hai persa, questa l'hai persa. Allora, intanto questo l'effetto qui aggiuntivo l'hai persa. Lo togliamo. Hero Phase, altro punto comando a me. Lui lancia la preghiera di prima, il potenziamento runico sugli Earthguard. Entra, gli mettiamo l'apposito segnalino. E prova a lanciare l'altra preghiera sui... come si chiamano loro? Guarda, se non sai le regole, ma non mi ricordo stare insegnatele io. Si vedono pochissimo in Arena del Caos. Ma devi fare così lo snob. Vabbè, vediamo, se mi fuori 3. Dai, va bene. E fuori un altro 6, quindi c'è anche questo. Bravo, il terzo 6 meno che uno, tiri comunque. Meno uno a colpire. Okay, va bene, meno uno a colpire. Perché sono dei cecchini quelli. Temibile. Hai fatto bene ad azzopparli. Sì. Perché lui anche... temibili, cazzo. Quindi sai come li usiamo noi questi? Questi li scocciamo intorno alle macchine da guerra. Così quando colpiscono le macchine da guerra, colpiscono prima loro. Ci sta. Con dello scotch giusto, fatto di orfani. Ci sta. Okay. Quindi, la mia Hero Phase è finita. Mm. Movimento. Fasi di tiro. Yavrik, su di loro. Vai. Al 4 a 3, come fai? Questi sono dentro. E al 3. 3. Ok. 3 almeno 1. Quindi al 5. Sarebbero 2, ma la prima la ignoro, quindi uno solo. Ascettine da lancio. 5-5. Ne entrano 2. Mm-hmm. Ne entra una. Sempre su di loro? Sì. Basta. Una ferita? Sì. Ok. Il Runson, anzi il Magma Drop, non il Runson. Ok. Fa la sua sputazza rovente. Vai. Devo tirare un dado e fare pari o inferiore ai modelli dell'unità bersaglio. Vabbè, direi che non lo devi neanche tirare. Entra in automatico. Sono stai studiato però. Di 6 ferite mortali. Vai. 3. E ne tiriamo gli altri 3. Poi opla. Ascettine da lancio degli Urkel al Berserker. Ok, sul Demon. Esatto. Vai. 5-5. Pazzesco. Loro sono... no, loro sono niente. Sei tu che stai tirando, cazzo. Loro. 2. Mi piacciono vita propria. 2? Ok. Almeno 3. No, no, nulla. Oh, finito. Per i primi 6 che vedo, cazzo. Tiro con le ascettine da lancio dei Vulkite sui due Korgorath. Sono tutti in range, quindi 10 colpi al 5 al 5. Devo ricordarmi che i 6 per... solo uno, da 2. Devo ricordarmi che i 6 per ferire fanno danno doppio. Ne entra solo una. Senza danno doppio, però. Senza danno doppio. Al 4. Ovviamente no. E una prende. Quindi una ferita, giusto? Sì. Ok. Adesso abbiamo da fare un po' di carica. Iniziamo da loro. Cariche difficili. Cariche difficili, sì. Vai. Entra. Entra. Quindi vabbè, facciamo che li mettiamo dove c'è la collina e sappiamo che sono tutti a sono lì. Il Runson spende un punto comando e uso la sua abilità di comando. Dopo che ha caricato, sì, tiro un dado. Al 2 più faccio di 6 mortali. Ok. Quindi vediamo se carica prima di tutto. 7. Ok, direi che ci arriva. Anche a dispetto della banana. A dispetto della banana, nonostante. In cui tu sei molto goloso. Al 2 più. No, al 2 più. Al 2 più. Era dura. Però sono di 6 mortali, non è come la palla di neve. Ah, beh, guarda, aspetta, sono 5 modelli, vediamo a quanto puoi arrivare. Uno, ok. Guarda, ti levo questo, così ti levo la coherency, e tu non puoi più attaccare. Devo ammassare. No, perché non puoi. Se io ti levo i tizi davanti non puoi. Sei stato troppo goloso, hai voluto fare troppe ferite.
Loro. Allora, qua se c'è un dio non entra. 5. Entra, più entra, uno entra per la... Sì, entra di sé, sì, più uno per la vostra. Sì, più uno dai, per vabbè, dai. Qua 7. Sì. Erano 5. Erano 5, quindi comunque sarebbe entrato lo stesso. Gli altri dietro poi col pile-in. Facciamo un po' di spazio. Guardate che... Questa. Ecco qua. Allora, loro hanno una simpatica abilità. Ok, sì. Perché sono tipo Capitan d'America, per citare eroi. Non ti consento di citare Capitan d'America. Eroi di Eredate. Non te lo consento. Comunque. Quello era un vero nano. Fatta la carica, loro... Sì. Lanciano uno scudo. Ok, che fa le mortali, giusto? Al 6. Ok. Ma perché attivi loro adesso? No, è fatta la carica. Ah, ok. A meno che abbiano cambiato la scroll, ma non credo, quindi... Dopo che non è dato effetto la carica. Sì, adesso. Ce ne sono 3. Ok, quindi 3 mortali. Ok, quindi vabbè, questo va a 4. Ok. Poi. Allora, in realtà credo comunque che inizierò da loro. No, dai, ti vai gli altri. Credo comunque che inizierò. Ti vai gli altri, Nico, fidati. Dici che fanno paura quelli là? Ma che era un demon grosso, eh. Inizio da loro. Fa un botto di. Quanti tiri danni, Corgorat? Ne hanno 7 a testa. 7 a testa? No, 8 a testa. 8 a testa. Vediamo se... Questo qui, facciamo scivolare di qua, questo qui va dietro, e questi qui, qua così. Ok. Allora. Ci arrivano tutti? No, gli ultimi 3 dietro. 3, no? Quindi okay. Sono 7 modelli, che vuol dire 14 attacchi. Ok. Più uno per il campione. Il cavo, ok. Cos'è che fanno? 4, 3? 3, 4. 3, 4, ok. 3, 6... 8, 10, 12, 14, 15. Vai, 3, 4. Tutti questi qui al 4, ricordandoci che i 6 fanno danno doppio. Fanno danno doppio. Ma ce l'hanno 2 qua. Mi era sfuggito. Non l'ho visto. Sì, va bene. Vabbè, ovviamente una valanga, allora, di 6. C'è un 4 e 3 6. Quindi sono... Quindi tirali separati. Ok, allora, tiriamo prima i 3 6. Rend? Meno 1. Ok. Quindi sono 4 danni. Sì. Che entrano, quindi questo è morto. E poi erano entrate? Una ferita. Regolare. Che però hai sempre meno 1. Sempre meno 1, okay, danno 1. Ok, allora, quindi questo lo teniamo via e questo lo lasciamo qua. Ok. Ok, quindi io ho attivato i miei Vulkite, che hanno fatto il loro dovere, e ho anche attivato la loro abilità Furia Sfrenata, che vedrete dopo. Sì, vabbè, te la sei dimenticata. No, sei dimenticata, non me l'hai attivata dopo. L'ho attivata. Vabbè, tanto avevamo tirato 5 dove non si poteva correre. Questa quante volte me la rinfaccerai, vero? Quindi, quindi tu... Allora, io attivo lui. Come che si chiama lui? 4, 4, 4, no rend 2. Ok. Liscio. Però non c'è da tirare i dadi per vedere quanti attacchi fai. No, teoricamente... questo è un 4. 2. Va bene. Media. E questa è una media. Questa è media perfetta. Questa è media. Questa no. Non è media. Questa no. Io ho finito. È finito. Madonna. Attivo a tutto. Poi riesci a fare le 6 ferite? Faccio dopo però. Perché dopo? Perché prima attivo loro. Attivo lui, il Magmadot. Ok, vabbè. Pailin. Mi sei preoccupato dei 4 Arcanum? Preoccupatissimo. Giusto. Allora, iniziamo con le artigliate, che sono 6 colpi, al 4 e al 3. Vai. 2. Se faccio 6 per ferire, sono rende meno 3. Ok. Come al solito all'ultimo, quando all'ultimo non c'entra più niente, quando non vuoi fare un cazzo, comunque vai sotto. Proviamo col mozzico. Vai. Un colpo al 4. Niente. No. Lascia. Che sono 3 colpi. Al 3 e al 4. 1. Oddio, non ci credo. Adesso è fatto. È entrata. Ah, ok. Prendi meno 1. Figurati. Danno è di 3. Vai.
Vediamo se è sufficiente. Se ti ripigli. Due, ok, due muoio. L'avevi già ignorata la ferita? Sì, l'avevo già ignorata in cacca la ferita. Ok. Niente. Perché la codata poi la fa alla fine della fase di combattimento, quindi dopo. Pailino con il Corbett. Solo. 3, 2 perché è ancora su Furia. Sì. Meno 1, 2 danni. Esatto. Allora, 5 attacchi. Al 3. Al 2 adesso, eh. Adesso è al 2. Io però sento che c'è un 1. Non lo so, lo sento. No. 2, almeno 1, 2 danni. E quindi avendo caricato... Troppi. Al 5. Sì, dai. Carissimo. 5 e 6. Vabbè, io ho finito la roba da attivare, meno male, direi. Meno male? Sì. Allora, dai, fai caso. Faccio Pailin. Ah, proprio all'ultimo lo tieni. All'ultimo, quello. Sì, sì. Allora, loro fanno un colpo a testa. Al 3. Sono 3 in range. Mm-hmm. Entrano 2. Mm-hmm. Dentro entrambi. Range 1. Ok. Una mortale di risposta perché hanno gli spy shield. 1. Quello già ferito muore. È salvato. È andata salvata. Io ho finito. Hai finito, però hai già picchiato. Sì. Ah no, aspetta. Ricordi che c'è meno uno a colpire? Sì, è tranquillo, tanto non ho colpito. Ok. Di là, quindi tutti quelli che sono in range, tutti perché contano. Sì, sono tutti in range. 8, 10, 12, 14 e 15. Allora, vai. Ricordiamoci che il 6 per ferire, per colpire fa come 2 mortali, 6 per ferire fa danno 2. Impossibile. E rirollo per ferire. Possibile dimenticare. Le ne restano quante? 6. Quindi bastano. Ma uno la ignora, eh. Ah, cazzo, quindi non so se ce la fai, eh. Le 6 proprio. 2, 4, 6. Precise. Cominciamo a prendere i 3 dadini che servono. Queste dopo. Queste qui vanno via. Queste qui vanno regolari. Altra minata. Ok. E ci sono 2, 6 che vanno a doppio. Quindi 2, 6 che valgono doppio. Sono 5 regolari a rende nullo. Allora, diciamo che salviamo prima dei 5 regolari a rende nullo. E ne entrano 2. Poi? Le mortali di prima. Quante sono? Era 6. 6. Allora, se cosa facciamo? Togliamo? Togliamo. Non c'è posto per me. Lo mettiamo... Facciamo tornare... Lo mettiamo qui. Lo facciamo tornare al 2 più. Prova. Mica, non ho fatto uno. Ok. Poi, Bravery. Sì. Allora, qua facciamo così. Mm. Sì, non stanno. Qui in realtà non devo testare. No. Non devi testare neanche tu. No, zero. E direi che a me è rimasto... Allora, io faccio uno, due, sì. E tre ancora. Tre, ok. Vediamo l'iniziativa. Ma è il terzo tuo? Ah no, il terzo è giusto, lo sai, perché non mi ricordo. Ormai ero totalmente scrostato dalla realtà. Scrostato dalla realtà. Che cazzo fai qua? Niente, dai. Fase degli eroi. Lui farà lame infernali sopra il Corbett. 7, entrato. Più uno al danno. Mm-hmm. Lui non usa l'abilità di comando. Per la fase di movimento può caricare. Aspetta che questa qui non c'è più unità. No, non posso fare più niente ormai, cioè... Sì, dai, mi metto qua a raggio. Ti carico il mango. Ti carichi? Sì, dai. Carico il mango. Fase di tiro. Pistola sul magmatrot. Peccato. No, aspetta, però forse sai che no, è 4. Lui tira la sua abilità. Mm? Entro 6 al 2 più fa di 3 mortali.
Ok. Di 3. Allora? Sì. Ok. Qua è velocissimo. Frenetico. Come i film d'azione. Attivo il corpo. Non carichi? Ah, prima carico. Che comunque è qui. E sempre di giustezza. Di giustezza. Sia mai. Ma io sono sicuro che lui resiste. Perché sì. Almeno un essere colpito e salva le 5 tutto. Quindi attivo sì, lui. Sì, sì. Sono 5 attacchi al 3 al 3, meno 1, 3 perché ho sopra le lame. Adesso? Ma perché devo vivere la mia vita così? Cioè, nel senso, una mandata di dadi 1-1-1-2, l'altra mandata 6-4-5-6. Non posso trovare un punto d'incontro, cazzo, no. Ho paura di che adesso. 3-6 e 2-1, comunque. Che non servono a niente. Meno 1, 3. 3 meno 1. Quindi al 5 adesso perché ho caricato prima. Vai. Neanche 1. 3, 6, 9. Quindi. Allora, uno muore. Ne restano altri 8 da spalmare. Sì. Fischia, oh, adesso. Ah, lui si cura perché ha fatto le ferite nella fase. Vai Gorgorat, possiamo ancora vincere. Sta a vedere che. Sta a vedere che. Il ribaltone. Sta a vedere che. Sì, vabbè. Magma, sei sicuro? Sì, dai. Ai. Allora. Cosa ti aspetta? Una codata. Mamma mia. E al 3. Ok. 3. No, aspetta, tu hai meno uno a colpire, te lo sei ricordato? Erano tutti sei, scusa. Forse uno non era dentro. Vabbè, fa niente, dai, tienilo dentro comunque. Dai, togliamolo, dai, per sicurezza togliamolo. Ma non voglio la tua pietà. No, non è pietà, è... poi tanto comunque è registrata, quindi. Ah, giusto. Vero. A tre, quindi due. Allora, due almeno? Meno uno. Vabbè, quindi mi conviene salvare... No, vabbè. No, mi salvo con la mia armatura e poi l'armatura di base. Uno è salva e quindi mi è stata allocata una ferita, danno 2, sì. Quindi sono 2 a 5. Passano tutte e due. Allora, sono due ferite. Poi, vai. Il mozzico. Sì. Anche col meno 1? 4, sì. Okay. A 4 è il 2. Marco Giuda. Meno 2. Meno 2. Meno 2 a 6. No. Il danno è di 3. Vai. 2. Almeno uno sa. Non ti dico due, ma uno. Lascia la guerra. Al 3, al 4 e quindi diventa al 4, al 4. Esatto. Due sono dentro. Qual è il problema? Infatti. Al 4. Neanche una. Pensa che hai qualcosa. Ne una. Hai qualcos'altro per attaccarlo? No. Perché ha una ferita e basta. No. Ah, ok. Allora no, perché la codata non posso farla perché non posso fare meno di uno. Ah, allora tipo lui. Attiva. Al 3. 3 dentro. Al 3. Meno 1, 2 danni. Al 5. Le prendo tutte. Sono 2, 4, 6 danni. Li hai presi? Li ah prendo. No, c'hai il save dopo il save. No. Ah. Perché adesso i Magmadrot sanguinano quando prendono le mortali. No, è vero! No, non me lo sono ricordato. Ogni volta che prendo una ferita, no. Tiro un dado, al 4 più faccio una mortale. No, non ci devo dire. Ma è possibile? Ma come posso arrivare al ragionamento mentale che è meglio che non ti carico? Cioè, come posso fare questo ragionamento? Una! Al 5, perché la natura di Buzz era che il crudele salva anche le mortali. Aspetta, non ci vuole dado. Quello di Necron? No, è peggio. Questo qua. Ah, gli Olympic Gold. Sì, gli Olympic Gold, amico mio. Bisogna usarli ormai. Pensiamo al dado di ferro. No, il dado di ferro no. Gli Olympic Gold invece, quelli che tirano solo sotto il 3. Al 5? Sì. 1. Come è possibile? Come è possibile?
punti di amore. Mamma mia. Sto male. Io ho finito il fatto, perché non devo fare qua. Ah sì, giusto, alzami, è vero, alzami il corpo. E 11 al 3 al 4. Vai. Qua i 6, non è doppio. Qua era il 3 al 4, quindi solo 2, che sono 2 6. Ok, quindi danno? Se ti entra danno doppio, almeno uno. Uno non entra, l'altro sì. Danno 2. Quindi 2 danni. Penso basta. Fai la fase di shock, sì, sì. Qua che è meno 1 perché il corvo ti dà meno 1. Io ho bravery 7, ne ho persi 5. Meno 1. Alla bravery, se testi vicino al corvo. Quindi fare 1. Quindi fare 1. Ok, vai. Va bene. Io sono tranquillo, ormai era giusto la pace mentale. Cazzo. E perdo altri 2. Questo ti sta a dimostrare che quando tiri normale con delle unità fai quello che devi fare. Sì. Il Korgoroth sta pulito 10 kite così. Sì. Sa neanche stare a guardare. Amen. Vabbè, direi. Puoi fare un quarto turno. Ma oddio, solo lui e lui. Non so se voglio farlo. Ok, vai. Inizio io. Allora, il Runson adesso. Nero Phase. Faccio la preghiera del Runesmiter sul Magmatrot che entra. Quindi adesso è lui a binare per ferire. E mi avvicinerò di lì. Adesso che ha su 6 ferite. Ah, io ho fatto. Muove 10. Ho fatto un punto prima. Comunque. Mi fermo prima della banana, cioè qui, come prima, quindi rampante a 3 pollici. Ok. Ah. Qua l'immagine è bellissima, messa da qua. La banana. Questa è oggettivamente bella. Queste che piacciono. Nuovo loro di 4. Fatica. Sei abbastanza vicino per contestare. Sì. Sì. Guarda, potrei fare un'altra cosa a questo punto. Potrei correre e avvicinarmi, però sparo. Bravo. Però sparo. Bravo, bravo. Basta, non faccio altro. Hai fatto bene. Sparo. Vai. Allora. Provo a fare questa cosa un po' golosa. Sì. No, aspetta, fammi dire una cosa. Sì, posso ancora farlo. Fare lo sputone su di lui, devo fare uno per fare di 6 mortali. Se stai cantando o facendo da solo? No, 3. Ok, 3. Quindi va bene. Sparo con i 4 dietro, più 1, perché c'è Carl. 4-3. Adesso 2. Non ho attivato la runa, sono dimenticato. Attivo la runa. Non della vista. Ma la runa della furia, sì. Per binare di uno. La runa della dignità quando è che la attivi? Quella mai. Al 3. Entrambe. Su. Dai. Piccolino lì. Piccolino. Mamma mia, mamma mia. Le palle. L'acciaio di Asgore. Le accettine da lancio loro sul. Ho sbagliato, dovevo mandare lui davanti. Sì. A caricare tutto e tutti. Ne entra una. Ok. Vai. Che ferisce. Ok, un colpo, giusto? Un colpo okay. Normale. Niente. L'acciaio di altri. Quante ferite sono? Una. C'è una lancia leggera. Olympic Gold. Non ti userò. Ti lascio libero. Carico. 5 che diventano 6, quindi. Vai. Mi attrezzo. Però sono 6 le ferite, non 4. Spendo il punto comando per fargli fare le mortali in carica. Al 2 più
D6 mortali. Una. La. La ignoro. Perché sì. Questa è la fase di casa. Sì. Mamma mia. Sgravatissimo. Ottimo. Olympic Gold, quindi solo adesso è puro, puro. Vai. Così, via. Allora, vado io. Prego, prego. Io attivo lui, bene. Allora, ancora su. No, aspetta, proprio... che prego, tocca a me. Era l'abilità della carica questa, non era. Non lo so, se non sei tu le regole. Io. Sei confuso. Loro. Scusa, sai neanche le regole, sai cosa sei? 4. Stasera torni a casa, ma è interessante pomeriggio, non ti ricordi neanche cosa hai fatto. Vino gli uno. Ok. Quindi 3-4. Questi vanno via. Due. No, tre. Tre sul corcorat. Tre sul corcorat. Meno uno. Al 5. Gli Olympic Gold. Non hai visto? Una. Quindi tre. Va tre. Ok. Vai. Quindi tu non hai ancora attivato, no. Lui? Sì, però... Ti ricordo che sei sanguino. No, lui. Lui. Lui, assolutamente lui. Ancora il doppio... il danno in più. Al 3. Al 2. Andiamo sempre peggio. No, scusa, era comunque al 3, non era al 2, non fa niente. Meno uno, tre danni. No. Tre danni. E sì, cura di uno. Ok. Magmarot. Adesso sono 5 colpi, non è meno. Al 4-3. Con gli uno binari. Questo è bilicone. Sì, bilico, assolutamente. 3. 3 almeno 1. Almeno 1. Sì. Quindi al 5. Danno 2. Danno 2, quindi 3. Va, 3. Quante ne parate? Una ne ho parata. Erano 3 colpi. Di quei 3 colpi ne ho parato uno, ne sono passati 2. Ognuno danno 2. Ognuno danno 2, allora facciamo così. bastava dirlo, cioè nel senso. Devo giocare anche col tuo esercito. Te l'ho detto, io danno 2. Ma è tu che hai. Sì, va bene. Hai mal interpretato. Sì, va bene. No. Non questo sorrisetto del cazzo. L'ho presa bene lui. Sì, l'ho presa benissimo, ragazzi. Vai. Io ho picchiato. No, sì, ho picchiato anche lì. Ho picchiato anch'io. Devi testare qua, Ne hai perso uno? 2, perché hai meno uno per il corpo. Tra niente. No. Turno tuo. Turno mio? Attivo il Corgorat. Non ha più un dado in più adesso. Io prendo anche quello, credo, a questo punto. Bravo, li prendi tutti tu. Quindi 3. Me li prendi tu. Dai. Com'è andata? Io non stavo guardando. Ne sono passati 3 su 5. Al 3. 2, almeno 1 o 2 danni. Basta, non avanzano. Figurati, se non lo dico. E uno doveva rimanere. Si cura ancora di uno. Vai. Con l'uno binato. Ovvio. 2. Uno ho salvato. Sono sorpreso. Quasi rimasto male. Specialmente. Sì. Sì. Quanti danni? Uno. Non sta andando poi così male. Quinto turno. Non tirare, no? Io ne ho perso uno. No, ancora devo tirare perché ne ho perso uno, quindi. Resta. No, che ci vuole. Vabbè, non resta. Potevo pretendere. Iniziativa. Okay. Quinto turno? Sì. Uno, vai. Quindi tu hai tirato 4. Io ho tirato questo bellissimo 4. Io 3. Pensa, l'iniziativa la vinco tua. Io. Al quinto turno. La vinco io. Quante ferite ti mancano sul Marmadot?
8. Ammazzo. Attacco tutto il mago. Ti ricordo che sangue. Non mi fa che niente. Beh, ti ricordo che non c'è più un cazzo sul campo. Te lo posso ricordare. Con rispetto te lo posso ricordare. Sono un sacco di banane però. Dai, portiamoci il mago, guarda, spia. Ci portiamo a casa. Ci portiamo a casa il mago, guarda, beppe. Cattivissimo. Madonna. Madonna. Sto male, ogni volta che faccio di dire poi la seconda mandata è punitiva. Non riesco a più altro giù. Sono 3 almeno 1. Ne prendo 2. Sì, sono 4 ferite. A 4. Vai. Questo è storto. Vai. Una. Una, quindi si cura di una, ma se ne piglia una. E tu te ne pigli 2. Mamma mia, queste manine di marzapane, figa. Dai, lo faccio io, sennò mi sta in 4 ore. Ok. Vai. Che non si sa cosa sta facendo, perché... 2? Meno 1. Una ferita. Quanto può andare avanti il corvo? Per sempre. Furia cibernetica. Cazzo, ho programmato. Tutti. Ok. 1. Non lo sa. 2. Quante ferite ha quel collo? 8. Ancora 3 devo fare. Sì. Madonna. No. No. 1 binato. Sì. Sì. Ok. La devo salvare al? Meno 2. Salvo al 4 di base. È un di 3. Oh, vai Nico, culmina questa partita di culo. 2 e va a 7. Lascia. Dai, proviamoci con lascia, Nico, dai. Mamma mia. Al 4. Vai. Niente. Resta. Vabbè, quindi è l'ultimo turno adesso. Ok, quindi va bene. L'ultimo mio. No, giusto, è vero, che cazzo. Vai, allora, beh, dai. Tiro la scettina sua. Dai. No. No. Tiro la scettina sua. Vai. Sempre 5 al 5. No. No. Meno col magma, no? Vai. Cos'è? 4-3? 4-3, quindi 2. Entrambe. Meno 1, meno 2. Meno 1. Vai, tranquillo. Danno 2. Danno 2, niente andato. Porca giuda. Ah, madonna. Io fossi te, mi sentirei una merda. Sto bene. Non sarei per nulla contento. Ma io non ho colpe in tutto questo. No, sì, infatti tu sei a tua insaputa, hai vinto a tua insaputa. Proprio quello è il problema. Se tu tiri... Hai vinto come hai tirato. No, ma è giusto, cioè tu inconsciamente hai detto quello che è, cioè nel senso, volendo fare il figo. Però io sono annoiato. Volendo fare il figo, in realtà... Non ho detto sempre, sono annoiato. Cosa hai detto? Non ho detto niente. Non mangiarlo in fretta, che sennò stasera non dormi. Mal di testa dopo. Lo sai com'è, 20 kg pesi, mangi la roba in fretta, cosa succede? No. Vabbè ragazzi, che bisogna dire? A me spiace. Vabbè, diciamo che questo primo esperimento di Batrap. Sì, no, questo infatti non vale perché è un esperimento. È andato a zero questo, sì. Ma come hai mandato a zero? Sì, è mandato a zero questo qua. Quindi non vale. Questo non vale, questo non vale. Sarà pubblicato per questo privato, quindi lo potete vedere per no, mezz'ora. No, pubblicato, ve la vedete. Però magari... Sì, no, se la guardano tranquilli. Però non vale ai fini di... Ah, ok, tipo di classifiche, sì, campagne... Sì, sì, di capire chi è l'uomo qui dentro, non vale. Bisogna farne un'altra. Faremo un'altra. Se poi ai nostri amici gratis è piaciuto. Sì, secondo me è piaciuto, dai. Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Commentate... Ma guarda, ma non mi viene neanche da dire. Vabbè,
Non mi viene da dire, dillo tu, a me non viene, dillo tu. L'unica cosa che, devo dire è di ricordare appunto ai nostri galattici amici di iscriversi al canale, cliccare sulla campanellina per vedere tutti gli aggiornamenti sui nostri video e di seguirci come al solito su Instagram e Facebook. Non devi più niente? Non devi scusarti? No? No, sei sicuro che non devi scusarti? Va bene. Bene, va bene. Salutiamo i nostri amici. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.